Ragazzi, attrezzatura pronta, andiamo giù e facciamo un nuovo montaggio del nuovo canale YouTube. Ci proviamo. Ciao, Ben. Vediamo un po' di luci, va, visto che l'impianto l'ha fatto sottoscritto. Dunque, togliamo un po' di rumenta. Saluto. Faccio un altro progettino, poi vi farò vedere più avanti. Adesso facciamo altro, facciamo qualcosa di più semplice. Pianta le basi, dai. Sì, diciamo che potevo mettere a posto tutto prima, però allora un po' di rumenta qua. Allora, luce accesa. Allora ragazzi, io volevo farvi niente, non volevo farvi niente. Allora ragazzi, volevo farvi l'unboxing di questo contachilometri che ho fatto su AliExpress. Ho pagato istruzioni, everybody, in mano, vabbè, la scatola, proviamo a montarlo sulla mountain bike, filo, pirulino, magneto, biadesivo, contachilometri, boh, anche bellino, non so se si vede, ma bellino, vero? Wow, retroilluminato! Andiamo a prendere la mountain bike? Allora raga, adesso ci vuole qualcuno che mi venga la bici. Come facciamo? Come facciamo? Aspetta, un'idea. Cavallettino! Cavallettino Graziano! Vedi, la vai una certa. Vedi. La bici all'impiedi, dai, ci starà? Adesso vediamo. Allora, no, magari questo lo ruotiamo, magari lo ruotiamo. Cavalletto aperto, sì. Allora, l'inclinazione del telaio più o meno ad occhio, perché va l'acqua. Sollevare la mountain bike in lega leggera, ma tanto vedo, non di volte riesco ad ammazzarmi. Da te, arrivo. Chissà se la tiene, boh, proviamo. A questi
innesto tipo gli scarponi da sci e pattini a rotelle di una volta. Sì, ma adesso lo avvicino alla cam. Voilà, tieni, tieni. Oh. Sì. Bella raga! Ok ragazzi, per tacchino di rimontarlo qui. Andiamo a prendere. Bisogna fissare questo supportino in un umbria. Ovviamente le ho le fascette. No, no, non le ho, Vado a cercare. Bianche, bianche, ma dico io, ma io posso avere le fascette solo bianche, solo bianche, solo bianche. Di nero non abbiamo nulla. Va bene, mettiamo bianchi. Senti, che vanno a fare gare di triathlon? Va bene anche le bianche. Due per solo due, solo due. Allora, dai, iniziamo. Inserire la fascetta. Hai capito il biadesivo dove va? Ho preso il pezzo di biadesivo che era fornito nel kit. E togliendo il velo protettivo andiamo ad incollarlo nel supporto del contachilometri. È una spugna che serve per aumentare il grip sul manubrio, se no ruoterebbe. La vibrazione, troppi cavalli. Infatti quello qui è fermo. Dunque, fascette nere. Però cavolo, fatemi cercare le fascette nere. Aspetta un attimo. Dai, posso mettere la fascetta bianca. Vai. Allora, fascetta nera, fascetta nera. Tutte bianche. Fissiamo il supporto del display, passiamo una fascetta per bloccare il tutto. Seconda fascetta. Supporto attaccato, andiamo a prendere il contachilometri, verifichiamo che è stabile, mettiamo anche l'inclinazione. Figato, figato. Col cablaggio le fascette nere erano nel kit insieme al filo rotolato del contachilometro. Vabbè, comunque vediamo se col filo, col filo, che mica mi tecnico, mi scavo. Dobbiamo scendere fino giù, fino giù, fino giù, fino giù, fino giù, in posizione, in posizione della ruota. Allora, volevo farvi notare che qua c'è la spugnetta già montata, l'aria da montare poi demontata, perché c'è la forcella. Questo dialoga col magnete, ogni giro di ruota, inizia a contare i giri della ruota, in base al diametro che gli diamo, sarà da impostare, conterà la velocità. Niente, avviciniamoci con la canna così vediamo come fare il cablaggio. Raga, sul più bello del montaggio. Non dicevo togliamo il video, ma tagliamo una fascetta. Boh, la prima è andata sprecata. Forbice in tasca, occhio quando vi piegate con le forbici in tasca. Ragazzi, che fascettine, mamma mia, mai visto una cosa più piccola di così. Vabbè, dai.
È brutto. Anyway, come dice un famoso youtuber, anyway, io direi togliamo questo cruscotto che sopporta telefono. È comodo, anche questo ho comprato solo di Express, non costa neanche. Se non hai fretta su AliExpress, se non muori prima. Vediamo un po' di zoom. Prendiamo le altre fascette a terra e continuiamo il cablaggio. Allora, io ho risparmiato tutta la paranoia nel montare le fascette, ma volevo farvi vedere comunque come sono state messe. Allora, fascette nere lungo il tubo del manubrio, ok, non c'è problema. I problemi iniziano sugli snodi tra il manubrio, tra la forcella e il telaio della mountain bike. Qua dovete lasciare un po' di ricchezza, perché quando andrete a sterzare col manubrio il cavo deve essere libero di fare la sterzata del manubrio della bici stessa. Fissate all'inizio del canotto qua idem la stessa cosa. Io ho una mountain bike con forcella ammortizzata, quindi ho dovuto tener conto dell'escursione della forcella e quindi ho preferito far passare il cavo frontalmente alla forcella. Ho fatto passare il cavo qua dietro, perfettato, sono sceso giù e mi sono legato alla forcella. Qua c'era un problema: il kit dichiara una distanza minima tra i due magneti, quello permanente e quello mobile montato sul raggio della mountain bike, una distanza minima di 5 mm. Per fare ciò ho dovuto mettere una rondella in gomma tagliata che facesse da spessore in modo tale da ridurre questa distanza. Adesso l'unica cosa che rimane da fare è impostare il diametro della ruota. Vado a leggere quant'è il perimetro della circonferenza di questa ruota, che è una 26 con un copertone, con un pneumatico da 2. E nelle istruzioni tra l'altro c'è anche scritto, quindi potrei evitare di mettere la mountain bike per terra, stendere un metro a terra. La procedura corretta sarebbe quella: fissare uno zero, far fare un giro completo della ruota e andare a misurare il perimetro del diametro della ruota stessa. Ma vorrei fidarmi, poi farò delle prove. C'è una tabellina qua che dice che per un pneumatico da 26x2, come nel mio caso, la circonferenza è 2114 mm. Adesso dovrò entrare nel menu del display del contachilometri, impostare questa lunghezza in modo tale che lui conti perfettamente ad ogni giro di ruota il calcolo della velocità, dei chilometri, della distanza che tu percorri con la bici. Andiamo avanti. Display incastrato, retroilluminato. Beh, che dire, soddisfatto dell'acquisto, ho speso praticamente neanche 10 euro. Montaggio 5-6 fascette, molto molto easy. Adesso andiamo a provarlo su strada e vi dirò come andrà. E niente, ciao e alla prossima.